Quanto c'è di giallo nella vostra vita? Scopritelo E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? con noi. Ha risolto giallo! Buonasera da Risolto Giallo, bentornati dalla vostra Alessia Sorgato. E bentornati sempre da Niccolò Mazzavillani. E da Massimo Miloni. Ah, beh, cioè, no, Che non ha sono il voluto vostro aspettare. ospite, No, sono il vostro ospite. non ha voluto il aspettare. nostro ospite che è abbastanza abituato al microfono, per cui se lo prende, non aspetta nemmeno che noi gli si dia la parola. Massimo Milone, buonasera. Buonasera, Che fa di benvenuto. bello qua? Sono venuto a parlare di libri, ma siccome io in genere parlo di Questo è libri degli strano, altri. strano, cioè che... Parlo di libri degli altri a Crystal Radio il lunedì alle 19. Questa volta sono venuto a parlare dei miei libri. Qua si rischia lo sdoppiamento di personalità, perché va a finire che si fa le domande da solo. Tu parli di libri con gli altri? Io parlo di libri con gli altri, intervisto gli autori e spesso intervistiamo gli stessi autori in momenti diversi. Dico con voi di Ah, Risolto Giallo. quindi qua abbiamo un concorrente, Avete un anzi, concorrente un non in video, non competitor. in video però, No. solo in Oh, radio. beh, e allora non è proprio un concorrente, fa una cosa in un altro posto, che notate quanto è ricorrente sta cresta radio. Tra di noi, prima o poi gemelleremo il tutto. Va bene, ma oggi sei tu il protagonista Sì. e soprattutto i protagonisti sono queste centinaia di migliaia di personaggi In solamente quattro libri. contenuti nei tuoi libri. Andiamo con Cool. ordine. Allora, genealogia dell'incontro con Massimo. Anche stavolta non è Cherche la femme, ma Cherche il Sai libraio. che questa potrebbe essere una rubrica da mettere in ogni puntata, cioè come l'ho Come conosciuto? l'ho Come l'ho conosciuto? conosciuto, rubrica di Alessia Sorgato, Rubrica di Alessia Sorgato. come ha importunato l'ospite che arriva in puntata. La pettegola è Come ha lì. Stalkerizzato. Assolutamente, beh, c'è gente che C'è gente scappa, che mi è ha scappata querelato. per dei mesi, poi No, inevitabilmente in ha realtà detto. c'è stato già uno a cui ho mandato il solito messaggino, vuole. Mi ha risposto così: no. Punto. Viva la sintesi. Pulito, semplice, Avevi fatto schietto, qualcosa che onesto. non gli piaceva. No, Importunarlo pensava di troppo. doverci dei soldi. Detto questo, molte volte, e qui bisognerebbe dire all'UNESCO che c'è una categoria da aggiungere ai premi, ai tesori dell'umanità, tra questi i librai, perché i librai fanno da diffusore per l'ambiente. Di buone parole attraverso gli scrittori che loro consigliano. In questo caso stiamo parlando di una libreria fantastica di Milano, sita in via Orti, dove mi aggiravo annusando gli scaffali, come al solito, in cerca di nuove idee, Come e un cane da questo tartufo, lì che col E naso. questo libraio mi chiese: senti Alessia, ma Milone lo conosci? No, era settembre, non ancora. No, mi dici che intervisti giallisti che ambientino a Milano e non mi chiami Milone, che guardate soltanto due dei suoi titoli, Mazzavilla ne Questi fanno sono vedere altri altri due. due e qualcuno potrà già pensare quale Allora, sarà la mia prossima per domanda. chi non avesse gli occhiali in questo momento, io ho Il delitto di Sant'Ambrogio e Intrigo a City Life. Io ho Delitto alla Montagnetta e Il delitto di Via Marghera, le inchieste dell'ottavo Ecco, distretto. detto questo, il libraio ovviamente ha avuto in assoluto il mio consenso, li ho comprati tutti e quattro in una volta. Letti in quanto tempo? Dunque, Via Marghera una domenica. Montagnetta, un Milano, Reggio Emilia, andata e ritorno. Cioè, vi rendete Questo conto? mi mancano, sono a pagina 162, e questo non me lo ricordo, fammi vedere le orecchie. Ah, ok, sottolineato a matita, quindi ero in aula e lo tenevo sotto al fascicolo e dentro alla toga.
Io rimango sempre sconvolto dalla rapidità con cui questa donna brucia i libri, non li fa neanche durare. Non riesce neanche a rovinarli. Non è vero, sono pieni di orecchi. Qual è l'ordine cronologico? Aiutaci a metterlo. Dunque, a posto. Delitto alla montagnetta è il primo. Esatto. È il primo. Poi il secondo non ce l'hai, ma si chiama Milano Corri e Muori. Il terzo è Delitto di Sant'Ambrogio, che però non è ambientato a Sant'Ambrogio Chiesa, ma è ambientato nel giorno di Sant'Ambrogio. Mm-hmm. E poi c'è Intrigo a City Life e Dulcis in fondo, Delitto a Via Marghera. Ah, ok. Quindi sarebbero... Ci sarebbe un vuoto. Sarebbero cinque. Cioè, adesso provvediamo a colmare il 17, quando vi incontrerò. A proposito, grande Milone, ricorda ai risultisti cosa succede il 17 di giugno? Il 17 c'è una manifestazione che abbiamo già presentato in radio e penso abbiate presentato anche qui a All News, la manifestazione organizzata da Gino Marchitelli con il Circolo Culturale Il Picchio, San Giuliano in Giallo, Maggio in Giallo, scusate, si svolge a San Giuliano e Pantigliate. E il 17 sarà la serata conclusiva, il pomeriggio conclusivo, nella biblioteca di San Giuliano, dove presenteremo tanti autori. Io presenterò Paola Varalli e voi, non so, Maccapani e Ferreri, che i miei ascoltatori conoscono, che abbiamo già intervistato un po' di tempo fa. E niente, quindi se volete venire, biblioteca di San Giuliano, il 17 giugno, San Giuliano in Maggio in Giallo, puntata finale con tanti autori, autrici, eccetera. Quindi una bellissima iniziativa, ci saremo anche noi. Mazzavillani ha detto che finalmente si compra la camicia gialla, ma lo aspettiamo al varco perché per il momento si vede arrivare sto pacco Amazon. Torniamo a Milone. Racconta questa squadra così... Diciamo, la squadra nasce all'ottavo distretto, che poi sarebbe la zona 8 di Milano. La zona 8 di Milano va da più o meno l'Arco della Pace fino al Gallaratese, Bonola, la fermata di Bonola, eccetera. Mm-hmm. Lì ho ambientato, siccome io ho lavorato per parecchi anni in un ufficio che era proprio lì, a Bonola. In un ufficio... di polizia. No, io non ho mai fatto il poliziotto, né mai, però mi ha fatto piacere che alcuni poliziotti che ho conosciuto dopo mi hanno detto: ah, ma lo sai che riproduci bene l'ambiente poliziesco. Detto questo, l'ho ambientato lì a Bonola, e a Bonola c'è questo ottavo distretto, a Bonola c'è un commissariato, veramente il commissario. Altro che io ci ho collaborato. Commissariato di Bonola, l'ottavo distretto, cioè una squadra multietnica, vengono da varie città, no? C'è il romano, il napoletano, la greca, anche una ragazza greca. E di varie, un po' come succede nella polizia, no? Tutti vengono da tutta Italia. Certo. Il napoletano di Savandir, che nasce, il nome nasce da un suggerimento di Simona Ventura, che non conosco, che però in televisione invece di dire Savasandir disse Savandir, allora no! mi è venuto in mente poteva essere Salvatore Vandir, italo generato da un padre olandese e da una madre napoletana. E poi c'è Remo Barocci, che è il romano, loro fanno coppia fissa, sono un po' i protagonisti, però poi intorno girano tutta una serie di personaggi che Alessia proprio ha difficoltà a imparare i nomi, un po' come io con gli autori russi, no? Che non riesco mai a capire. No, ma guardate che Milone è sarcastico con sto lettore, perché non è che ci mette soltanto tanti nomi, tanti cognomi, ci mette pure i soprannomi, ma già che c'è, nello stesso libro, per esempio questo... c'è una Sara e una Mara, ambedue sposate, ambedue con l'amante. Fatevi voi un'idea. Secondo me, se tu li leggessi con più calma, ti rimarrebbero... cioè, lei legge in diagonale. Esatto, cioè, ti rimarrebbero meglio le informazioni. No, il problema, tu guarda, hai citato proprio Intrigo a City Life. Il problema è Intrigo a City Life, sai qual è? Che quando l'ho scritto esisteva a City Life il campo di pratica golf, era una... fossato, dove dentro si esercitavano, infatti è ambientato una scena. Adesso ci sono tre palazzi lì, hanno costruito tre palazzi. E ci abbiamo fatto tutti la vaccinazione anticovid. No, quella è le montagne, come si chiama lì? No, la prima l'abbiamo fatta alle stelline. Le scintille però passavi da City Life. Sì, da City Life. Infatti. Ah, le sì, scintille, vero? Ma anche Delitto a Via Marghera, c'era la libreria Mondadori Store a Via Marghera, dove ambienta una scena e adesso non è più Mondadori Store. Quindi diciamo,
Milano cambia in maniera rapidissima e non riesco più a tenere il conto. Si invita l'editore a ripubblicare tutti i libri di Milone cambiando i nomi dei personaggi, così chi li rilegge si incasina ancora di più le idee, però li ricolloca. Qui Mazzavillani deve fare una domanda, ma oggi non gli viene palese la risposta. No, esatto, ma me la tengo per la fine, sempre la domanda finale. No, io quello che chiedo a Massimo è chi sei? Come nasce il tuo rapporto con lo scrivere su Milano? La ringrazio la domanda. Vabbè. No, a parte, ma io ho scritto da sempre, da quando ero più o meno all'università, scrivo racconti, cioè, poi chiaramente quelle cose che ho scritto a quell'epoca sono illeggibili adesso, no? Perché poi uno evolve, la scrittura cresce, eccetera, eccetera. Perché Milano? Perché Milano è una città dove io abito dall'84, quindi insomma ormai ho vissuto più a Milano che a Napoli. E quindi la conosco. Poi Milano è una città che si presta bene perché ci sono gli affari, ci sono i soldi, cioè il noir si basa su soldi, potere, sesso e droga, e a Milano ce li ritroviamo tutti e quattro. questi ci troviamo, tutti questi elementi li troviamo a Milano sicuramente, ma forse li troviamo anche in altre, ci troveremo anche in altre città, però a Milano ci vivo, e quindi in più la zona 8 è il quartiere dove vivo, io abito a Corso Sempione, quindi è proprio, ho lavorato a Bonola, in ufficio a Bonola, quindi è proprio la mia zona. Ci sono 180.000 persone che ci vivono, quindi poi non è che è una piccola. Solo, sì. Io pensavo molto di più. Ma nel tuo quartiere o in tutta la città? No, nella zona 8. Io ero arrivata a 3 milioni, infatti. Nella zona 8 sono 180.000 abitanti, che sono una città grande italiana, insomma, più delle, non so, di tanti capoluoghi di provincia. Quindi è proprio una città, se vuoi. Ma hai sempre abitato in questo quartiere o nel corso del tempo hai cambiato? No, dal 97 abito lì. Prima ho abitato in altre zone, Viale Monza, quindi Viale visto Umbria. Anche un po' cambiare, diciamo. Ah sì sì, tantissimo. Io abitavo a Viale Umbria, no? In una casa che è diventato invece, era una palazzina, è stata comprata da un big della moda, adesso è diventato tutto una cosa di moda. Quindi sì sì, l'ho vista cambiare, ma Milano poi cambia, io sono arrivato che c'era la linea verde, adesso siamo arrivati alla cinque linee, quindi no, cambiare è cambiata, poi è divertente adesso in uno di questi, Milano Corriere, c'è tutta una storia legata al bike sharing, che era c'è proprio un elemento che aiuta i poliziotti a scoprire il colpevole legato al bike sharing, quindi insomma è divertente Milano da questo punto di vista. Certo che per un napoletano sempre... che trauma trasferirsi da Napoli a Milano. Ma sì, poi alla fine, ma io mi trovo benissimo a Milano, insomma. A Napoli ci vado per vacanze, che è secondo me la soluzione migliore per stare a Napoli. Arrivarci con quel distacco così. Sì, infatti ci arrivi con distacco da eccetera. Turista. Posso chiederti cosa tu abbia studiato? Perché prima ho studiato economia. Quindi proprio tutt'altra... Ho studiato economia, poi sono venuto a Milano a lavorare, in un'azienda di informatica, non so se esiste ancora, si chiamava Anewell, poi adesso è diventata Bull, ma io poi sono andato via, ho fatto il master alla Bocconi, l'MBA, e poi io sono entrato in consulenza. E infatti il primo libro che ho scritto in realtà non è un giallo, ma è questo qua, Un mondo difficile. Ambientato nel, non è un giallo, non è un noir, è ambientato nel mondo della consulenza, perché io ho lavorato per alcuni anni, fino al 99 ho lavorato alla consulenza. E sei riuscito a non ammazzare nessuno in quel... C'è un ammazzamento, ma è proprio marginale, non c'è, è la storia, questa è la storia di un consulente che viene, è una storia ironica, che su il fatto che la verità non viene ascoltata da nessuno, la bugia invece fa sempre audience. E da lì si inizia da tanti piccoli gesti, sai, il piccolo omicidio, poi pian piano dici che caspita, sai, che bello, però scriviamoci. No, ma poi... Che poi sono gialli o noir? Scusami. No, sono noir, perché noir, tento di descrivere la società, non so, insomma, sì, milanese, ma per la società italiana, no? Come
con tutte le sue magagnette e magagnone. Nel primo Delitto alla Montagnetta ci sono dei poliziotti cattivi e dei poliziotti buoni. I poliziotti cattivi compiono, fondamentalmente compiono un'azione che non sarebbe neanche passabile di grandissima pena, però quello che combinano per nasconderla è peggio. È un po' come, no? Capita, non so, Nixon raccontò le bugie, ma poi quello che fece per nasconderla era peggio di quello che aveva fatto, come no? E così. Invece nel Corri e Muori c'è tutta la parte dedicata alle donne, c'è una vittima che è una donna che viene uccisa, una manager, eccetera, viene uccisa, e poi c'è invece anche parallelo un'indagine sullo stalker, sullo stalker che stalkerizza una donna, un po' come fai tu con gli autori. Anzi, dobbiamo scrivere un giallo. Sì, in cui e effettivamente, dov'è che abiti il sorgasso? Mettiamo come titolo la zona dove abiti, delitto. A differenza da Milone, che è dal 98 che abita nella stessa casa. Io mi muovo, io non riesco a stare più di... Io ho moduli di 5 anni. Ah beh, quindi... E in certi quinquenni sono riuscita a cambiare sia a casa che studio. Quindi, un serial killer che agisce ogni 5 anni un delitto in una zona diversa, cioè, di Milano. Bellissimo. Cioè... Tutti autori che vengono in... che si rifiutano di essere facciamo intervistati. Facciamo una strage di autori. Io ci sto, va benissimo. Ritaglia pure il personaggio. Abbiamo trovato. Inserire la scorta. Pure nome, cognome, soprannome, come fai di solito. Soprannome Sorghi. Perché... Chi dei tuoi personaggi è quello che ti diverte di più? Ma guarda, a me divertono un po' tutti, però ovviamente Van Dir e Barocci, il fatto che poi sia uno napoletano e uno romano, l'ironia del napoletano e il cinismo del romano, insomma, fondamentalmente io sono un grande ammiratore dei romani, soprattutto di, non so, per esempio io, l'attore che preferivo era Alberto Sordi, certo, perché aveva quel cinismo, quella tipica dei romani, e quindi mi diverte poi a creare un po' i dialoghi tra i due. Quello mi diverte molto, come no. Quindi sono, insomma, i personaggi che mi sono più, a cui sono più affezionato. Diciamo. Ma ti sei ispirato a qualcuno di tua conoscenza? No, soprattutto no. nelle vittime in questo caso. No. No, sì, forse nel primo ho storpiato un paio di cognomi di colleghi. Il famoso Sassolino. Sì, ho messo un paio di cognomi di persone reali che li ho un po' storpiati. Ma questi non se ne sono accorti? No, anche perché in genere credo che sia un po'. Non leggano molto. Quindi. Ah, ok. Secondo Sassolino. Non credo che leggano molto se non documenti di lavoro. Quindi, oh, ma vi rendete conto? Per questo mi domandavo come mai non avesse fatto una strage nel libro sulla consulenza. Perché a quanto mi dicono le amiche, gli amici, quelli che ci sono ancora, perché buona parte se ne sono andati, perché è veramente straziante come mondo. Il burnout è dietro l'angolo, sì, in continuazione. Li vedi mai in metropolitana, sì, i ragazzi del consulente? Beh, li posso con i loghi, cioè, provare a identificare giacca, no, cravatta, zaino. Non facciamo niente. Zaino con logo, ma la cravatta adesso è un po'. Adesso è un po' meno. Un po' diminuita, sì. Un po' meno. Lo zaino con logo, però, è fondamentale. Zaino con logo è fondamentale. Adesso sono arrivati gli ombrelli con logo. Allora, se è cravatta, magari è banca. E se sono donne, hanno il tailleur pantalone, perché devi essere uomo se sei nella consulenza, col tacco. Col tacco. No, in che banca, bello, guarda la cravatta ormai. Stiamo prendendo. Della serie, andate in macchina, che così, esatto, la piantate di guardarvi in giro. No, sai dove li vai? In effetti si potrebbe fare un nuovo delitto o intrigo a City Life, perché a City Life adesso ce ne sono parecchie di società di consulenza, e li vedi la mattina, io porto il cane a spasso la mattina a quelle parti, li vedi. Bene, mi sa che qua nasce una nuova collaborazione con Milone, ovviamente pagati rigorosamente per fornirgli idee per prossimi noir. Già due idee. Già, esatto. Io direi che quando si ha a che fare con Milone, il gioco da fare è qual è il prossimo quartiere dove ambienta, perché qui praticamente sta facendo tutto, esatto, città. C'è un'idea di seguire una linea, per caso, no, cioè, no, finiranno, no, mai, no, queste, sì, queste un po' come Antonello Venditti, l'imitazione di Corrado Guzzanti con Antonello Venditti che canta allo stradario, no, il... No, ma in realtà poi il delitto di Sant'Ambrogio, ripeto, è ambientato nel giorno di Sant'Ambrogio, non a Sant'Ambrogio, quindi non è...
No, no, gli altri sono, però sono sempre tutte zona 8, Delitto, Montagnetta, Marghera, Intrigo City Life, Corri e Mori, l'omicidio avviene al Parco Sempione, quindi insomma siamo sempre, quindi andiamo a Gallaratese che lì siamo sempre lì, non siamo sempre nessuno. Lì però adesso mi faccio dire da Alessia dove abita, dove abita adesso, no, dove ha abitato prima, esatto, esatto, cioè, un po', guarda, mappa. Io ti stupirò con un effetto speciale, l'ultima casa, quella che ho appena lasciato, era vicinissima a Viale Umbria. Ah, vedi, vedi, vedi. Allora, via Maestri Campionesi, ti dice nulla? Come no? Era vicino a dove abitavo io a Viale Umbria. Appunto. Che io ti chiederò solamente il 25% di quello che ti, che ti verrà Galli, dato. Qui ci tocca salutare Milone, ma lo rincontriamo. Assolutamente. A Maggio in Giallo. Certo. Esattamente, il 17. Farà finta di non conoscerci. Esatto. Come no? Beh, io, beh, ci sta. Ma secondo me tutti i nostri ex ospiti se ne guarderanno bene appena ci vedranno. Oddio, ecco, loro. Una cosa posso dire, di sempre relativa a Maggio in Giallo, la libreria Libropoli di San Giuliano Milanese sta raccogliendo libri per la biblioteca di Faenza, che voi sapete è stata distrutta, e voi siete siamo nel solco, infatti io ho portato un libro di Connelly, mm-hmm, proprio da regalare alla biblioteca, oltre il mio libro, ma fondamentalmente quello di Connelly, che penso che tutti conoscano, Bosch, no? Bosch. E le sue imprese, magari anche attraverso le serie televisive, l'ispettore, ecco, quindi volevo ricordare che qui, grazie, e alla libreria Libropoli, se qualcuno vuole donare qualche libro, andrà alla biblioteca di Faenza, che è stata distrutta. I nostri ospiti sanno che il casello da pagare è questo adesso. Si viene a Risolto Giallo e si lascia un piacere. Il donativo. Esattamente. Ok, azvedum. Perfetto, ci vediamo ragazzi. Assolutamente. È stato un piacere, ringrazio tutti gli spettatori che ci vedranno e niente. Praticamente grazie ha già concluso lui. Dobbiamo solamente dire i nostri nomi. No, dite la prossima trasmissione. Oggi vacanza, ha fatto tutto lui. Ha fatto tutto lui, da Alessia Sorgato e Nicola Mazzavillani. Ciao, buona ciao. Serata. Ciao, arrivederci. Ciao. Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi. A Risolto Giallo.